Via libera cosa? Via libera cosa? Ho ammazzato Ricciardo, ma peggio. Dice sta bene, sto stro... Ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati dal nostro Calogero Bottas nella carriera pilota su F1 22. Si torna a correre dopo la prestazione di Spa. Vi ricordo che trovate tutte le puntate di Calogero Bottas qui sul canale in una playlist apposita. Il sogno è quello di riagganciare Verstappen per il mondiale, ma adesso ci aspetta la pista dell'Olanda, che non è assolutamente una delle piste favorevoli. Andiamo a fare un recapino della situazione. In questo momento primo in classifica Max Verstappen a 225 punti, a 32 punti di distanza il nostro Calogero Bottas a 193, poi Leclerc a 181, Norris, Perez, Alonso, Albon, Ricciardo, Hamilton e Ocon vanno a chiudere la top 10. Non è assolutamente una missione facile, però ancora non è nemmeno impossibile, la matematica per il momento non ci condanna. Bene ragazzi, andiamo a Zandvoort. Voglio sperare che non piove, cioè veramente la pioggia ci sta perseguitando quest'anno, ragazzi. Oh, meno male, va. Piove solo nelle prove libere uno, ma chi se ne frega, fammi le due e via. Affanculo. Andiamo ragazzi, primo tentativo per il nostro Calogero Bottas che passa davanti al traguardo e arriva a fronte a curva 1. Diciamo che è una pista che proprio non me trovo, però tutto sommato Calogero sta facendo un giro perlomeno decente. Albon segna pure lui la pole position, Calogero in questo momento passa avanti al traguardo in pole position, ma sicuramente non sarà lui a tenerla. Esci, via, uscire, giro veloce, ultimo tentativo. Spero che ho fatto bene i conti stavolta, ultimamente non è che ci più benissimo. Insomma, cioè non è che c'ho tutto sto tempo, diciamo, 33 secondi alla fine. Secondi al termine della sessione. Sì, ho già detto io, Alex, non rompe. Comunque sì, il giro riusciamo a farlo. Dai Calogero, ultima possibilità. Siamo sul traguardo adesso. Bene, a curva 1. Neanche qua sotto, bravo di Sharshit. Sono finite le qualifiche. A Calogero c'ha un leggerissimo vantaggio su se stesso. Occhio ai cordoli, che qui è un attimo ammazzasse. Andiamo a spigolare un pochettino sta curva in appoggio, totalizzando l'acceleratore. Arriva adesso la chicane più infame di tutta la pista. Andiamo un po' larghetti qui, perdiamo qualcosina in uscita. E andiamo a chiudere il nostro giro veloce con 1.10, non so cosa, non l'ho visto. Un giro, siamo molto soddisfatti. Dai, pole position. Sinceramente ragazzi, risultato inaspettato per il nostro Calogero Bottas, non tanto per la pole, che comunque ci si può aspettare da lui, ma per i 6 decimi a Leclerc, che è secondo. Le Ferrari stanno a volare ragazzi, in questo momento abbiamo una macchina che sicuramente va meglio, probabilmente sono stati gli aggiornamenti che ce la fanno andare così forte. Terzo Verstappen, poi Norris, Albon, Ocon, Hamilton, Alonso, Perez e Ricciardo. Dai Calò, sono sicuro che farei una gran partenza stavolta. Oh, incredibile, attenzione, qualcuno mi è venuto addosso, non so chi è, ma Calogero rimane primo. Che cazzo è successo? Non so manco io raga che è successo, ma non ci succederà una seconda volta. Dobbiamo sprecare questa occasione. C'è qualcuno vicinissimo, è Carletto. Grande, mamma mia Calogero. Azzecchi pure le partenze, Calò, alla fine, Non ci ricapiterà mai una partenza del genere, ragazzi. Faccio qualche cazzata, ma ammazzo.
Dovrei essere chirurgico, Calogero, se vuoi arrivare al risultato finale. Mentre dietro vedo che Verstappen sta dietro a Leclerc proprio. Sarebbe pure il caso che tu non lo facessi passare, diciamo, da bravo amichetto. È proprio vicinissimi. Sento l'alito monegasco di Carletto dietro la schiena. Pare che sta su tagadà. Sono pietti tutto. Potrebbero pure rifare asfalto, eh. Che fatica, raga, che fatica, non ce la faccio più già. Ci stiamo avvicinando. Questo Calogero fa un altro giro veloce. Monteremo gomme medie. Sì, raga, il problema è che ai box questi ci passeranno tutti adesso. Non me li riesco a scollare da dietro. E questa cosa la pagheremo tantissimo al pit stop. Dove noi siamo molto più lenti di loro. Nelle fasi di entrata e uscita e il giro fuori subito dopo il cambio gomme. Non ce la faccio più, raga, non ce la faccio più. In questo giro, forza. Ok, ok. Ok. Bene così. Bene così. Dai, 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 dai. Siamo dietro con. Sai che ancora non è rientrato nessuno? Sì. È rientrato Piastri. La vettura che ti precede è 3,4 secondi. Attenzione che è riuscito dai box Alonso. Verstappen stanno tutti davanti, raga. Il distacco da quella dietro è 2,5 secondi. Porca puttana. Incredibile, raga, abbiamo perso tutte le posizioni. Sta qualcuno che stava uscita dai box, ma non era qualcuno che ci interessa a noi. Siamo finiti quinti, raga. Da primi quinti, cioè. Ma come cazzo è possibile? Ci avevamo tutti dietro. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Ma sti cazzo. Ma non ci avviciniamo, raga, ci staccano. Non riesco a capirla sta cosa. Il distacco dalla vettura davanti è 1,9 secondi. Comunque non riusciamo a ripiarlo, raga. 1,8 resta là. Incredibile, cioè non mi spiegherò mai sta cosa dei box. Che cazzo succede ai box di questi? Volano. Tanto Verstappen non so dove sta, ma Perez dietro è arrivato. Oh, attenzione, Leclerc e Norris stanno a far capocciate. Quindi Verstappen è primo. Norris ha passato Leclerc. Ma il problema è che c'è dietro Perez, incazzato nero, che c'ha pure il DRS. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Sì, ma proprio quasi passato, veramente. Ma il nostro Calogero per il momento si difende bene. Leclerc è stato passato pure da Alonso, ragazzi, sta pista non c'è proprio favorevole, sinceramente. Ma cazzo è possibile che io ho il giro veloce, ma non riesco a ripiarli, la mia macchina sembra che non va. Tanto Perez ci prova, noi dobbiamo chiudergli la porta in faccia mentre camminiamo sul cordolo. Stavolta sarà impossibile difendere dal DRS. Neanche l'Hertz si salva. Siamo all'interno. Invece incredibilmente siamo riusciti a rimanere davanti. Ma non chiedo tantissima fortuna. Oh, oh, Perez mi è venuto addosso, attenzione. Mortacci tua, Perez. Perez mi è venuto addosso, raga. Perso una posizione, ma restiamo concentrati. No, puro con. Oh, e dai. Resiste all'esterno il nostro Calogero. No, Perez ha fatto una zozzata, oh. Senza per altri 5 giri. Non va bene così, eh. Perez che ci ha superato con una manovra palesemente irregolare.
Il mondo va per tetti? C'è l'ERS, c'è il DRS, c'è la scia, ma sto rettilineo è troppo corto. Ma Calogero non gli farà sconti stavolta. Attenzione, attenzione, stiamo proprio vicini. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Intanto fa qualche fumata bianca con quei Perez. Magari sta a scocciare il motore. Non so che è qua la fumatina che fa sempre quando passa vicino a quel muretto. Mamma mia, quanto frena qua giù Perez. Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Mister inutile, continua a dire cose inutili. Non so che è successo, attenzione, attenzione, attenzione che c'è Ricciardo qui che mi dà una botta. Ricciardo, vaffanculo. Ma Calogero se ne frega. Ricciardo. Devi mollare Ricciardo. Devi mollare Ricciardo. Ok, via libera. Ma via libera cosa? Via libera cosa? Ho ammazzato Ricciardo, ma peggio. Dice sta bene, sto stronzo, ma dove va a passare? Lì in mezzo. Purtroppo raga, ultimo giro. Non lo ripiamo, ma quello che ci ha fatto è stata veramente una scorrettezza. Tanto vedo una cosa incredibile, raga. Cioè la Ferrari non si smentisce mai. Cioè Leclerc gli hanno montato le bianche. Praticamente gli hanno levato la vittoria perché era primo. Non lo ripiamo, non ripiamo più nessuno, raga. Il nostro Calogero Bottas in una gara purtroppo di sofferenza, ma sapevo che questa pista non era proprio la pista nostra, mentre va a vincere Max Verstappen. Lando Norris ce l'aveva pure il giro veloce. Peccato, peccato ragazzi, peccato. Va a vincere Max Verstappen, secondo Norris, poi Alonso, poi Leclerc, Perez e il nostro Calogero Bottas che chiude sesto. Gli frega pure il giro veloce per un decimo praticamente Norris all'ultimo giro. E c'è qualcosa che proprio non riesco a capire, raga. Quando noi siamo rientrati, c'avevamo Leclerc dietro. Nel nostro giro di outlap abbiamo fatto 1.33.7. Cioè questo è stato il nostro giro tra l'entrata ai box, che è stato 1.18, e l'uscita 1.33.7. Ora sono curioso, andare a vedere Leclerc. Il suo entrata in box è stato 1.15 e l'uscita è stata 1.32.4. Non lo so, raga, c'è qualcosa che non capisco. La spiegazione non c'è, l'unica spiegazione comunque che conta è che abbiamo perso ancora e quindi in classifica in questo momento il nostro Calogero Bottas è ancora secondo, ma a 49 punti da Verstappen, raga. Se non è finita tecnicamente ci manca poco. Dietro abbiamo Norris a 195, Leclerc a 193, poi Perez, Alonso, Albon, Ricciardo, Hamilton e Ocon vanno a chiudere la top 10. 49 punti, so, veramente tanti, tanti, tanti. Corre play sotto della partenza dei Calogero Bottas, incredibilmente una partenza comunque valida. Cioè, abbiamo perso solo una posizione, ma in realtà non abbiamo perso nessuna perché ci siamo difesi a curva 1. Non è mai successo in tutta la storia dei 3 mondiali praticamente, anzi dei 4 mondiali che abbiamo fatto fino adesso. Purtroppo però non è bastato e quindi ce ne torniamo a casa sconsolati di altri punti persi. E Verstappen che c'ha praticamente un mondiale in saccoccia con 49 punti di vantaggio. Mancano ancora tante gare ragazzi, ma sento di dire che l'andazzo non è quello che speravo. Adesso ci aspetta il Gran Premio d'Italia, che è la pista favorevole in assoluto, dove mi sento di dire che noi vinceremo. Il problema è che se noi vinceremo e Verstappen arriva secondo, gli recuperiamo solo 5 punti. Staremo a vedere quello che succederà. Io spero che vi siate divertiti, vi ringrazio come al solito del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!